miei piccoli orsetti gommosi e benvenuti in questo nuovo video! Oggi non sarò io a decidere la mia vita, bensì il mio robottino Alexa! Eccola qui! Questa qui è Alexa! Ciao, mi chiamo Alexa e sono un'intelligenza artificiale. Il che significa che è un robottino che permette di fare tante cose, fra le quali per esempio dirci che tempo fa fuori, oppure darci le notizie di oggi, o magari metterci una bella canzone. Ma Alexa sa fare tante altre cose e adesso lo scopriamo. Alexa, fai impazzire il mio gatto. Divertiamoci un po'. Riproduce il suono del gatto. Guardate Fufi, è davvero spaesato. Non so cosa sta succedendo. Ma no, dai, poverino, si sta preoccupando. Dice, dov'è la lite qui? Cos'è questo rumore? Cosa sta succedendo? Ragazzi, c'è pure Audrey lì, che è bella appollaiata e non gliene può fregare di meno. E in realtà mi sembra spaventata anche lei. Guardate come guarda, non so da dove proviene. È messo che si gira a destra e a sinistra. Ma non c'è nessuno, tranquillo, è solo Alexa. Ok, forse questo scherzetto per i miei gatti non è troppo divertente. Comunque, ritorniamo a noi, perché Alexa deve decidere la mia di giornata. Quindi Alexa, cosa posso mangiare per colazione? Colazione messicana, pancake allo sciroppo d'acero. Ragazzi, Alexa vuole che faccia i pancake, ma io non so nemmeno come si facciano. Prima di fare colazione dovrei uscire a comprare le uova, perché devo fare questi dannati pancakes. Adesso le faremo decidere se devo scendere puzzona o se posso farmi una bella doccetta. Quindi facciamo testa per la doccia, croce, niente doccia, così proprio ci posso mettere una croce sopra. Alexa, dimmi, testa o croce? È uscito croce. Ok, questo gioco non mi piace più. Oggi c'è una gran bella giornata fuori. Ci sono per l'esattezza ben 20 gradi. Che a febbraio, alquanto strano, beh, il surriscaldamento globale si fa sentire. Vediamo un po', direi di mettere un jeans. Ecco, questo qui è il primo che trovo. Vai lì. E una maglietta non troppo pesante. Questa qui, sì, giallo, mi ispira. Sì, questa è l'accuratezza con la quale io scelgo ogni giorno i miei vestiti. E un, due, tre da pigiamata a vestita. Che magia, ragazzi. Sì, proprio magia del montaggio. Beh, spero soltanto che Alexa adesso mi voglia fare pettinare e truccare. Alexa, scegli uno se devo truccarmi o scegli due se non vuoi che mi trucchi. Uno. Mi è andata bene. Alexa non vuole che esca conciata così, quindi andiamoci a sistemare. Ho bisogno di una bella ristrutturatina. Non so perché uscire la lingua mi fa concentrare a mettere il rimel. Avete anche voi questi problemi? Solo una passatina di rossetto e abbiamo finito. Sono pronta! Beh, direi soltanto che dovrei pettinarmi i capelli. Ma anche per questo devo chiedere il permesso ad Alexa. Alexa cara, devo o non devo pettinare i capelli? Non ne sono sicura. Ho una skin che si chiama differenziata facile e potrebbe interessarti. Sono mica spazzatura! Sono un po' stupidina ogni tanto. Quindi faremo di nuovo a modo nostro. Testa se voglio pettinare i capelli, croce se non li pettinerò. Testa o croce? Croce. Metto giù la mia spazzola. Prendo il mio zainetto, eccolo qui, e andiamo. Tranquilli ragazzi, tutti questi scaffali vuoti non sono per il coronavirus, ma perché semplicemente questo supermercato sta chiudendo. Qui ho provato le uova, quindi prendiamole. E adesso possiamo fare pancake. Ne ho approfittato per fare un po' di spesa e adesso vado alla cassa a pagare e torno a casa. Visto che alla fine ho fatto la spesa e ci ho impiegato un sacco di tempo, adesso sono praticamente le 2, quindi più che colazione dovrei mangiare. Mangerò i pancake per pranzo. Vado a mettere la farina, questi sono 100 grammi, non seguirò proprio la ricetta di Alexa, perché sennò dovrei mangiare tipo 12 pancakes. Ragazzi, per la verità non sono per niente brava ai fornelli, chissà che schifezza mangerò. Adesso viene il momento della verità, perché le andremo a cucinare, così scoprirò come morirò avvelenata. E allora, con un mestolo vado a prendere un po' di impasto e lo verso nella padellina e preghiamo che venga fuori un pancake. Ragazzi, l'ho capovolta facendo così! Wow, fantastico! Alexa, vuoi mangiare un po' di pancake? Mi spiace, ho dei dubbi in merito. Persino lei dubita della mia cucina? Ho fatto una torre di pancakes! Devo dire che l'ultimo livello è venuto davvero bene! Ho messo anche dello zucchero a velo. Ragazzi, sono stata davvero brava. Ve ne offrirei un po', peccato che via videocamera la cosa non funziona. Alexa,
Giochiamo ad indovina chi. Ok, ecco indovina chi sono. Vai! Da adesso hai 2 minuti per indovinare più volte possibili chi sono. Aiutatemi! Mi piace volare in picchiata. Secondo te, quali animali sono? Un'aquila! Non c'è problema, magari ti è utile il prossimo indizio. Ma dai! Se vedo una preda difficilmente mi scappa. La so! Leone! Ma come? Purtroppo no, hai sbagliato. Un altro indizio che ti potrebbe aiutare. Delle righe su tutto il corpo. Quali animali sono? Zebra! Sì, l'abbiamo indovinato! Ho una coda con colori davvero sorprendenti. Dimmi pure la tua risposta. Io l'ho indovinata, e voi? Pavone? Sì, ma sono troppo brava! Sono uno degli insetti più conosciuti e odiati da sempre. Zanzare! Come no? Se non è la zanzara, è la mosca! Sì! E sono un ibrido ottenuto dall'accoppiamento di un asino e una cavalla. Oh! Ti è venuto in mente chi sono? Un ciuchino? Ma dai, non ho risposto! No. Tu imbrogli! Non posso sceglierne un'altra? No, stop Alexa! È una mia buona abitudine dopo aver finito di mangiare lavarmi i denti, ma vediamo se la simpaticona ce lo concederà. 1 se li potrò lavare, 2 non li lavo. Dimmi un numero fra 1 e 2. 2. No, ciao. Perché? Davvero, grazie. Comunque, anche se ho pranzato adesso, ormai è quasi pomeriggio, quindi mi chiedevo cosa potrei fare questo pomeriggio. Una potrebbe essere una bella opzione, ovvero uscire e fare una passeggiata fuori, visto che c'è una bella giornata. 2 potrebbe essere una cosa un po' meno bella, ovvero spazzolare i miei gatti. Sì, perché sono strapieni di pelo e ogni tanto va rimosso tutto il pelo in superficie. E la terza invece non è così allettante, però è utile, ovvero editare il video di oggi. Vai Alexa, dimmi un numero tra 1 e 3. 2. No, ragazzi, devo spazzolare i miei gatti. Tan, 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 tan. Cioè, non so se avete idea di cosa significhi provare a spazzolare Fufi. Beh, lo scoprirete presto. Ho qui la loro spazzolina che è così dentellata. Fa un po' paura perché ha degli spuntoni assurdi, ma deve essere proprio così per catturare il pelo. Ecco, Odrina, è la tua spazzolina. Forza, togliamo tutti i pelacci. Oh, guardate qua. Ta-da! Guardate quanti pelucchi! E tutti questi peli me li sparpaglia qui sul divano. E infatti devo passare sempre l'aspirapolvere. Oh, che carino! Si è messa in posizione per farsi spazzolare. Lo so, non ti piace nella pancia, ma lo dobbiamo fare. Ok, se n'è andata. Mi ha lasciata come una deficiente con la spazzola in mano. Vado a rimuovere questi peli e provo a spazzolare Fufi. Eccolo lì che dorme sul mio letto. Fufino, fufello. Vengo in pace, voglio soltanto spazzolarti un pochettino. Questa operazione mi costerà cara. È scappato dal letto, ma adesso io proverò a spazzolarlo qui. Non te la prendere col tappeto. Aia, neanche con le mie mani. Voglio soltanto pulirti dal pelo in eccesso. Dai, mi fa malissimo. Si è appropriato della spazzola. Ok ragazzi, io ci rinuncio, non voglio essere sbranata da questo qui. Chiederò alla mia amica robottina se con testa preferisce che io guardi una puntata di una serie che sto seguendo, o magari con croce potrei fare dei TikTok. Chiamiamola in causa. Alexa, dimmi, testa o croce? Lanciata. È croce. Dobbiamo fare TikTok! Mi è venuta un'idea un po' diabolica. Ho intenzione di fare un TikTok ai miei gatti. Come vedete, ho attaccato il bicchiere alla mia videocamera facendo un foro per fare vedere cosa c'è all'interno. E non appena metteranno la zampa, si vedrà la loro zampa intenta a prendere il cibo. Proprio come si vede adesso il mio faccione. Mettiamo qui video. Ok, metto all'interno i croccantini e vediamo che succede. Ragazzi, è già arrivato Fufi. Guardate, sta cercando di prendere il croccantino. No, vabbè, è troppo divertente. Dichiaro l'esperimento riuscitissimo. Guardate un po'. Il faccione di Fufi mentre cerca di mangiare i croccantini. Li prende proprio e se li pappa. Ma non vi spoilerò più niente, il video completo sarà su TikTok. Non dimenticate di seguirmi anche su Instagram, perché lì potrete vedere quello che faccio giornalmente, ma soprattutto vi rispondo ai messaggi, quindi scrivetemi. Alexa, consigliami un film da vedere. Per chi ama i film di animazione, suggerisco caldamente Up.
guarderò nuovamente Up. Chi l'ha visto di voi? Io e lei insieme. Ma che tenerumi. Il film è finito ed è stato molto carino, proprio come lo ricordavo. Adesso chiediamo ad Alexa cosa posso mangiare stasera. Alexa, cosa mangio per cena? Giallo Zafferano ti suggerisce pizza margherita. Direi che la pizza va benissimo, anche perché così la ordino e non devo cucinare. È arrivata la mia pizza! Ma tranquilli, questa volta non vi faccio sorbire me che la mangio, ma ci tengo a farvi vedere che è una pizza margherita proprio come aveva detto Alexa. Io per oggi ci tengo a salutare Sofia, Noemi e la piccola Aurora Perozzo. Ciao cucciole mie, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete like e lasciatemi un commentino e io mi pappo la mia pizza. Ciao!